del tu al presente e alla realtà significa prendere atto di una situazione contingente e provare a immaginare uno sguardo di medio periodo. A questo serve una quantità di denari che arrivano dall'Europa che è, a mio giudizio, semplicemente imbarazzante. È meno di quello che noi diamo all'Europa, dobbiamo essere chiari, quindi non sono soldi europei, sono soldi nostri. Ma i denari che il paese non sta spendendo, o in alcuni casi spende male, gridano vendetta. E non voglio che termini domani o tra 10 anni la mia esperienza politica senza aver chiarito a me stesso per le responsabilità che ho e a tutti i rappresentanti delle istituzioni il grado di straordinaria opportunità che l'Europa può essere per ciascuno di noi. Penso, credo e immagino che ci sia bisogno di una sede istituzionale in cui il governo assume una responsabilità di fronte ai soggetti, agli stakeholders del territorio e in cui si impegna a fare una verifica trimestrale dello stato di avanzamento. Ogni ragionamento e riflessione su questo territorio deve partire però dal contingente, prima che di parlare di medio e lungo periodo. Il contingente per me sono due parole, scuola e lavoro. Vorrei che partissimo non dal tema infrastrutturale, ma dal tema del capitale umano. Il Sud cambia se nel giro del prossimo triennio noi siamo in grado di raddoppiare i posti negli asili nido. Noi siamo in grado di continuare la lotta sulla dispersione scolastica. Il Presidente del Consiglio, a nome del Governo, è nella sede istituzionale della Prefettura a dire che questa partita noi la vogliamo giocare perché l'occasione che si crea con i fondi europei, le elezioni europee, il rinnovo della Commissione europea, il semestre europeo e il momento di timida ripresa che sembra avviarsi e che sembra avviarsi nel nostro continente richiede l'assunzione di responsabilità. Noi ci siamo, mi auguro che questa sfida possiamo vincerla insieme. Avvieremo una serie di confronti molto ravvicinati perché l'occasione dei fondi europei, l'Europa è una grande occasione per il Sud, l'occasione dei fondi europei non vada sprecata, dobbiamo molto migliorare, ho trovato una grande disponibilità da parte degli enti locali, tornerò spesso qui a incontri regolari e ogni 3 mesi faremo il punto come ha chiesto il Presidente del Consiglio, credo che davvero si apre una stagione nuova. Grazie. Il Presidente del Consiglio ha fatto delle riflessioni su alcuni temi che io da sindaco di Napoli condivido, che i fondi europei assegnati alle regioni del nostro paese devono essere spesi bene perché è una grandissima opportunità e quindi è un auspicio che condividiamo. Il fatto che il Presidente del Consiglio dica che si debba ripartire dalle scuole, innanzitutto per la lotta all'illegalità, è anche un ragionamento che condivido, quindi insomma non c'è stato nulla di particolarmente nuovo. Diciamo l'ha parlato solo il Presidente del Consiglio, noi abbiamo ascoltato, poi abbiamo avuto dopo un lungo incontro con Del Rio che è stato proficuo e utile. Il Presidente del Consiglio poi sa, anche se non l'ha detto, che i comuni d'Italia, molti comuni d'Italia sono profondamente indebitati. Quindi questo è un passaggio che non va sottovalutato, io credo che il suo messaggio era soprattutto, che io condivido, ripeto, ci sono i fondi europei, chi li deve spendere li spenda. Noi per quanto riguarda Napoli spendiamo fino all'ultimo centesimo. Poi invece ho ricordato al sottosegretario Del Rio, in quanto giustamente il Presidente del Consiglio simbolicamente ha anche ricordato 2 esempi del nostro territorio, Pompei e Bagnoli, io ho ricordato a Del Rio, infatti lui ha detto che lo farà subito, di convocarci perché noi da parte comune e regione abbiamo già da un po' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i 2 temi, ricostruzione città della scienza e soldi per le bonifiche, Bagnoli è un SIN, quindi come dire abbiamo ricordato al governo che aspettiamo la loro convocazione per chiudere Bagnoli. Il messaggio importante dato dal Presidente del Consiglio e sottolineato dopo nell'incontro con Del Rio, questa sinergia istituzionale che si deve consolidare tra governo, regione e comune. Bene che si è deciso di vederci ogni mese qui a Napoli con Del Rio insieme al sindaco e il presidente della regione, questo è un passaggio importante. Si è convenuti con Del Rio che bisogna semplificare
alcuni passaggi burocratici, istituzionali e formali che rallentano gli investimenti anche dei fondi pubblici. Abbiamo fatto alcuni esempi anche nell'incontro avuto con lui. C'è la volontà del governo di procedere a semplificazioni, ad esempio conferenze di servizio accelerate, è la stessa cosa che noi facciamo al Comune di Napoli. Io ho anche ricordato i recenti problemi che abbiamo avuto ad esempio proprio qua davanti con la sovrintendenza, abbiamo fatto anche degli esempi concreti, quindi mi pare che si parla un linguaggio comune. Su alcuni temi poi è opportuno che il governo, come dire, approfondisca alcuni dossier. Ripeto, io ho dovuto ricordare che Bagnoli aspettiamo a loro, è un SIN, hanno le loro carte, noi abbiamo chiuso un accordo faticoso, appena ci chiamano siamo pronti, quindi probabilmente anche Napoli e la Campania deve essere approfondita un po' meglio da parte del governo. Ma credo lui volesse dire una cosa che io condivido, cioè che noi meridionali dobbiamo da soli emanciparci, cioè essere consapevoli della nostra forza. Ovviamente il Presidente del Consiglio però sa perfettamente che il governo deve fare la sua parte, e lui lo ha detto, e soprattutto io mi auguro che il Presidente del Consiglio inverta una tendenza insopportabile che si è avuta finora, o quantomeno fino a poco tempo fa, della disparità di trattamento tra aree geografiche, perché non c'è dubbio che se guardiamo Napoli come è stata trattata rispetto alle altre grandi città d'Italia, vediamo che il governo tendenzialmente non ha avuto un atteggiamento di uguaglianza. Quindi noi meridionali siamo d'accordo, io l'ho sempre detto da sindaco, abbiamo una grande potenza, una grande forza, a cominciare dalla città metropolitana, e non andiamo col cappello in mano e non chiediamo l'elemosina del governo, però chiediamo rispetto. Se poi vediamo che il rispetto non c'è, ovviamente noi lo diremo in modo chiaro, qualunque sia il Presidente del Consiglio che governa il nostro Paese.